Sono Stefano Briganti, presidente del consiglio d'amministrazione del centro di formazione professionale Bufalini di Città di Castello. Il periodo della pandemia ci ha messo nelle condizioni di sfidarci, introducendo una serie di elementi di natura innovativa relativi alla didattica a distanza, all'utilizzo di tecnologie di didattica, sia dal fronte nostro, quindi scuola, docenti, che dal fronte ovviamente dei ragazzi. L'innovazione tecnologica nella tradizione di quelli che sono gli insegnamenti di questa scuola è una sfida molto interessante, che tra l'altro noi avevamo già avviato utilizzando un programma Erasmus in cui perché il programma è partito, attualmente sospeso, stiamo sperimentando l'applicazione del metodo Montessori alla formazione professionale. Quindi, come vedete, da una parte si recupera una tradizione aggiornandola alla contemporaneità con il metodo Montessori, dall'altra, come in questo caso specifico di questo periodo, siamo a sperimentare modalità di didattica a distanza che nel mondo della formazione professionale è una vera innovazione, perché la presenza in laboratorio è molto forte e ad oggi dobbiamo supplire alla impossibilità di stare nei laboratori, appunto simulando lezioni, simulando esperienze pratiche che poi, speriamo prima possibile, i ragazzi possano fare veramente direttamente nei laboratori. Si conferma in questo periodo la domanda da parte delle aziende umbre di personale qualificato, quindi professionalizzato, e quindi il valore e il ruolo della scuola, del centro di formazione Bufalini. Speriamo, ci auguriamo che queste nuove skills che i ragazzi stanno apprendendo, cioè di dialogare a distanza, possano essere poi anche skills utili per la loro esperienza nel mondo del lavoro, per supportarli maggiormente appunto nell'apprendere, nell'essere pronti a sfidarsi nel mondo del lavoro. Salve, sono Maria Teresa Crocioni e sono la referente per la didattica della Scuola Bufalini. Scuola Bufalini si trova a Città di Castello, è un centro di formazione professionale e vanta una lunghissima esperienza in questo settore, perché siamo nel territorio da più di 100 anni. Ci occupiamo appunto della formazione di ragazzi che vogliono imparare un mestiere ed inserirsi positivamente nel mondo del lavoro. Abbiamo la possibilità di formare ragazzi in vari settori. Principalmente i settori sono della meccanica, la ristorazione e il benessere. Per quanto riguarda l'operatore meccanico, abbiamo sia la meccanica tradizionale con ragazzi che saranno poi inseriti nelle aziende metalmeccaniche della zona, e poi l'addetto alla riparazione dei veicoli a motore. Per quanto riguarda la ristorazione, formiamo una figura polivalente che si occupa del bar, della sala e della cucina. L'operatore del benessere forma invece ragazzi e ragazze per quanto riguarda il settore dell'acconciatura e dell'estetica. I ragazzi che si rivolgono al nostro centro vanno dai 14 ai 18 anni. Abbiamo infatti la possibilità di accogliere ragazzi che escono direttamente dalla terza media e saranno inseriti nel sistema duale, un sistema che prevede un percorso triennale che rilascia una qualifica finale, una qualifica professionale. Sono 3 anni di 990 ore ciascuno. Nel primo anno è prevista una formazione in aula più delle ore dedicate all'impresa formativa simulata. Il secondo anno c'è una formazione in aula e poi 400 ore di alternanza scuola-lavoro. Nel terzo anno sempre formazione in aula e poi la possibilità di svolgere 400 ore in alternanza scuola-lavoro oppure in apprendistato. Durante le ore di formazione in aula i ragazzi hanno la possibilità di frequentare lezioni inerenti alle competenze di base, alle competenze chiave di cittadinanza e soprattutto le competenze tecnico-professionali.
Sono dei corsi altamente professionalizzanti perché la maggior parte del corso si svolge nei nostri laboratori dove dei docenti esperti e qualificati insegnano un mestiere ai ragazzi. I corsi invece dedicati ai ragazzi che hanno dai 16 ai 18 anni sono dei corsi biennali, anche questi alla fine rilasciano una qualifica professionale. E prevedono dei tirocini curriculari sia nel primo che nel secondo anno. Il periodo del tirocinio è importantissimo per quanto riguarda l'inserimento futuro nel mondo del lavoro perché la scuola collabora ormai da tantissimi anni con le aziende del territorio e ha la possibilità di inserire i ragazzi in queste aziende per fare una formazione diretta sul campo che abbiamo visto essere utile e anzi fondamentale per poi l'inserimento lavorativo. Infatti, abbiamo visto che molti dei nostri ragazzi vengono poi inseriti stabilmente nelle aziende dove hanno svolto il loro tirocinio curriculare. Anche questo percorso alla fine dei 2 anni rilascia una qualifica professionale. È prevista l'erogazione di competenze di base, di competenze chiave di cittadinanza e competenze tecnico-professionali. I nostri laboratori sono dei laboratori attrezzati, provvisti di tutte le strumentazioni e tutte le attrezzature utili per svolgere delle lezioni che simulino il più possibile quello che avviene all'interno delle aziende dei vari caratteristica settori. Fondamentale e importantissima dei nostri percorsi è il fatto che sono completamente gratuiti per chi li frequenta. Infatti, la scuola provvede alla consegna, distribuzione delle divise che servono per svolgere le lezioni all'interno dei laboratori. Naturalmente sono divise che rispettano tutte quelle che sono le normative in materia di sicurezza sul lavoro. Anche tutto il materiale di cancelleria, tutto il materiale per la didattica è a completo carico della Io scuola. sono Maruska Gaggi e sono un'educatrice professionale con una specializzazione in bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento. Presso la scuola Bufalini ho un incarico come docente di orientamento educativo e come animatore digitale. Come orientatore educativo accompagno gli studenti nella definizione del proprio progetto formativo e professionale e nella gestione di particolari momenti di transizione. Quindi incontro i ragazzi quando iniziano il loro percorso di studi qui da noi e quando lo stanno per concludere. In particolare con gli studenti in uscita, lavoro nell'individuazione delle scelte più coerenti con le loro aspirazioni, attitudini, competenze, lavoriamo insieme sulla motivazione e sul confronto con la realtà del mondo del lavoro. Sono poi stata individuata dall'istituzione scolastica come animatore digitale nella progettazione e realizzazione di progetti di innovazione digitale. Quando ci siamo trovati di fronte alla chiusura fisica della scuola, non avevamo ancora messo in atto i progetti di innovazione digitale che avevamo pensato e ci siamo resi conto che era necessario organizzarci in tempi rapidi per non perdere il contatto con i nostri studenti e per non lasciarli da soli troppo tempo. La scuola è un punto di riferimento per un adolescente che ha comunque con la scuola un rapporto di odio-amore. E quando dopo 3 settimane ci siamo rivisti online, l'emozione è stata veramente grande, sia da parte nostra che da parte loro. All'inizio abbiamo pensato che potevamo gestire le lezioni sincrone cercando di replicare online le dinamiche della lezione frontale in classe. L'esperienza ci ha dimostrato che questo non è possibile. I momenti in diretta sono purtroppo non inclusivi. Qualcuno rimarrà fuori, non avrà la linea, la banda, il PC, il server non regge
I momenti in diretta abbiamo fatto in modo che piano piano diventassero principalmente di ristrutturazione del lavoro personale svolto e di rafforzamento della motivazione dei rapporti interpersonali. Ogni giorno ci chiediamo come possiamo continuare a stimolare il loro interesse, soprattutto perché sono ragazzi che hanno scelto un percorso professionale, e quindi hanno bisogno di stimoli legati al saper fare. E per esempio, in questi giorni stiamo distribuendo agli studenti del corso di acconciatura, un proprio kit con spazzole, phon e testine per poter permettere loro appunto di continuare a casa la pratica. E ci rendiamo conto che per i ragazzi è difficile ripercorrere le dinamiche scolastiche in un ambiente che hanno sempre considerato altro dalla scuola, quindi casa loro, che è il luogo del relax e dello svago. Però pensiamo che sia assolutamente indispensabile trovare le formule più diverse che possano essere di stimolo. Quando abbiamo iniziato a lavorare per attivare la didattica a distanza, siamo dovuti partire da un dato di fatto ineludibile, cioè che i nostri studenti per il 90% non hanno un computer a casa, ma soltanto un cellulare. E quindi ci siamo organizzati appoggiandoci ad un'applicazione di social network che si chiama SoClue e che permette di gestire le comunicazioni di classe un po' come se fosse WhatsApp, però all'interno di un sistema chiuso. E poi ci siamo appoggiati per le lezioni sincrone a Jitsi Meet, che è una piattaforma per videoconferenze completamente gratuita, molto facile da usare, che non richiede di installare alcun software né di registrarsi e che nonostante sia un progetto open, è sufficientemente completo a livello di funzionalità con tutto quello che serve per lavorare insieme da remoto. Nel frattempo abbiamo iniziato la procedura per accreditarci alla G Suite Educational, quindi Google Classroom Meet, che adesso un po' tutti conosciamo e che ci ha permesso di fare un passo avanti nella didattica a distanza perché adesso oltre alle lezioni online abbiamo la possibilità di scambiare materiale, fare esercitazioni, ma anche stimolare in maniera diversa gli studenti durante appunto l'attività sincrona. Il prossimo step sarà il registro elettronico. Quello di cui ci siamo resi conto è che un soggetto che assolutamente non va dimenticato sono le famiglie, sono i genitori, che vanno assolutamente coinvolti nel percorso scolastico e ancora di più se a distanza, se è un percorso scolastico a distanza. E quindi è un soggetto che non può essere trascurato, che va informato e con il quale dobbiamo avere un continuo scambio una continua comunicazione, perché ha bisogno di tanto quanto i ragazzi di orientamento e supporto, ma anche di formazione. La didattica ai tempi del Covid. La didattica ai tempi del Covid vede gli studenti chiusi, nei confini degli spazi domestici con materiali molto limitati, però con un immenso mondo di conoscenze che sono disponibili in rete e proprio per questo ha bisogno della scuola per riuscire ad avere un punto di riferimento, che gli permetta di districarsi in quel mondo di informazioni. E una potenzialità che va riconosciuta alla didattica a distanza è quella di portare con sé la necessità di potenziare competenze che altrimenti nella didattica in presenza spesso sono secondarie. Mi riferisco naturalmente alle competenze digitali. Con l'emergenza Covid, i nostri studenti si sono trovati a dover fare i conti con alcuni compiti di realtà che li hanno stimolati, che sono quello di riuscire a connettersi, scaricare le dispense, compilare compiti, rinviarli tramite diverse applicazioni. Per alcuni di loro è stata proprio l'occasione per imparare a utilizzare una email, allegare un documento, cambiare un account. Oggi, per esempio, noi abbiamo una decina di studenti impegnati in un corso di robotica online
E non lo avrebbero frequentato se non avessero prima sperimentato insieme a noi la didattica a distanza. Probabilmente io penso che se gliel'avessimo proposto in tempi normali, molto probabilmente non avrebbero accettato perché un po' spaventati da una proposta, di didattica a distanza. E invece lo stanno frequentando e oltre, insomma, le lezioni della mattina, frequentano anche il corso del pomeriggio. Di sicuro la didattica trasmissiva, quindi con le sue interrogazioni, i suoi compiti tradizionali, entra inevitabilmente in crisi, con la didattica a distanza per numerosi fattori. In molti casi ha obbligato i docenti a scatenare la propria fantasia. Di sicuro quello che ha messo a nudo è la necessità dei docenti di continuare la propria formazione, di non fermarsi per riuscire ad essere efficaci, soprattutto quando si insegna in un professionale, perché i nostri studenti sono qui per imparare un mestiere, sono molto pratici e sono anche molto critici e questo può essere, sotto molti aspetti, può essere uno stimolo per un professore. Di sicuro, quello che non dobbiamo dimenticare è il grande rischio che porta con sé la didattica a distanza, perché è capace di accelerare l'allontanamento definitivo dalla scuola in situazioni di forte disagio, perché naturalmente la relazione è molto più difficile. Ci siamo, per esempio, resi conto che dopo le prime settimane molti dei nostri studenti non si connettevano e che tra di loro c'erano molti casi problematici. Ma noi abbiamo le classi con numeri molto ridotti e questo ci ha sempre permesso un rapporto diverso, per cui ci siamo immediatamente interrogati su come potevamo agire per non lasciare indietro quegli studenti. Quindi abbiamo con la scuola riattivato i volontari del nostro servizio civile. E gli abbiamo chiesto di aiutarci proprio in questo lavoro. E quindi attualmente ci stanno dando una mano per contattare ogni mattina gli studenti che non si connettono, di capire che cosa succede, di parlare con loro, di cercare di aiutarli e di supportarli nelle loro difficoltà. Ogni ragazzo in questa fase è un mondo a sé, con le sue fragilità, con le sue difficoltà, che sono naturalmente accentuate dall'impossibilità di condividere un luogo comune con i propri compagni. Ormai questo progetto va avanti da quasi un mese e sono sicura che sta arricchendo sia i nostri volontari, ma anche gli studenti e le loro famiglie. Noi siamo partiti da loro e da ogni loro singola difficoltà, cercando di attivare tutti i canali formali ed informali per permettere a ognuno di mantenere il contatto. Ogni social, ogni app di messaggi, web, SMS, email è diventato un canale di comunicazione bidirezionale. Insomma, tutto per rendere tutti uguali nella difficoltà e soprattutto per trovare soluzioni per poter superare quelle difficoltà. Io credo che potrebbe essere interessante per capire anche meglio la didattica a distanza entrare in qualche classe virtuale e partecipare, a qualche momento di formazione online. Che hanno foglie sempre rosse. Perché? Perché invece quelle sono una tipologia di foglie che non contengono clorofilla o ne contengono molto poca e che a posto della clorofilla, proprio per loro natura, hanno sviluppato gli antociani, le antocianine. Fanno molto bene gli antociani per la circolazione sanguigna. I nutrizionisti ci dicono che bere vino rosso, che comunque è un vino ricco di antociani e ricco di antiossidanti, è da preferire rispetto al vino bianco. Il fatto che quando disegniamo con un programma, in questo caso con AutoCAD, il disegno che facciamo è molto più pulito. Abbiamo visto che comunque sia, quando possiamo dare le linee di costruzione che ci pare, senza poi dopo lasciare tracce nel foglio, abbiamo anche un vantaggio nella velocità, nel senso che nel disegno tecnico tradizionale usiamo squadrette con passo.
qua per andare a disegnare linee verticali o orizzontali o per disegnare dei cerchi o degli archi, le operazioni sono molto più veloci. Il taglio scalato prevede le regole principali, che sono fondamentalmente tre riguardanti il taglio scalato, che sono massima lunghezza, massimo volume e massimo movimento. Allora, analizziamo esattamente la prima, massima lunghezza. Perché massima lunghezza? Perché innanzitutto tagliamo la parte superiore della testa, quindi tagliamo praticamente da sopra, e scendendo lasceremo le lunghezze quanto più lunghe possibili. Massimo volume, perché tagliando sempre nella parte superiore andiamo a togliere volume e massa nella zona superiore, quindi, come si sa, la massa e crea pesantezza, e la pesantezza, una volta tagliata, essendo molto più leggero, fa molto molto più volume, lasciando appunto le parti sotto molto più lunghe. Massimo movimento, perché praticamente le differenti misure di lunghezza dei capelli, quando vai a creare una piega mossa, le diverse misure si intersecano fra di loro, rendendola ancora più bella e più movimentata. Allora, quest'oggi guardiamo uno dei tanti scalati che ci abbiamo a disposizione. Allora, su questo taglio scalato iniziamo inizialmente a creare una divisione centrale che parte dalla radice del naso, quindi il centro della fronte, e raggiunge il centro della nuca. Un impasto base, la pasta sfoglia, che viene preparata con questi ingredienti: della farina manitoba, del Campari e del burro. Per quanto riguarda... Cos'è la farina manitoba? La farina manitoba è una farina di grani canadesi, particolarmente indicata per questa ricetta in quanto ha un alto contenuto di proteine che facilita l'elasticità dell'impasto durante la fase di stesa. Una volta pesata la farina, andremo ad aggiungere il Campari. Su 350 g di farina aggiungiamo 50 g di Campari e circa 120 g d'acqua. La quantità d'acqua non va aggiunta tutta insieme, in quanto la quantità ottimale varia in base al tipo di farina e precisamente in base al contenuto di proteine che la stessa ha e all'umidità presente nell'ambiente dove viene fatta la ricetta. Una volta che l'impasto inizia ad incordare, e lo vedete perché comincia a diventare una massa compatta, lo possiamo passare sul bancone e continuare a stenderlo fino a quando non raggiungerà una consistenza omogenea. Una volta raggiunta la consistenza omogenea, lo facciamo riposare in frigo, dopodiché lo riprendiamo e procederemo a stenderlo. Nella prima fase andremo a creare un rettangolo e all'interno inseriremo il burro, in questo caso almeno 300 g di burro in lastra, come vedete dalla foto. Cominceremo poi la fase delle pieghe, che deve essere accompagnata con della farina messa in tutte le parti, e procederemo a stendere l'impasto fino a quando il burro non sarà completamente assorbito dalla pasta. A questo punto cominceremo ad effettuare le pieghe e alterneremo le fasi di piegatura con fasi di riposo fatte all'interno del frigo. Una volta riposata e stesa la pasta, possiamo con l'ausilio di decoppa pasta andare a realizzare molte preparazioni. Partiamo da una pasta sfoglia base, soltanto cotta neutra, che può essere utilizzata per fare una torta, delle pizzette con l'aggiunta di pomodoro e mozzarella. Poi abbiamo tutta una serie di boulevard a forma di cuore, quadrati oppure rotondi, i quali possono essere completati per esempio con un po' di insalata presa dal nostro orto, dei gamberi, che completeremo con un fiore edule, oppure
in una versione un po' più particolare possiamo utilizzarla come parte croccante inserita all'interno di una torta al cioccolato. Se volete venire a visitarci, a visitare le nostre aule, i nostri laboratori, potete contattarci per un appuntamento al numero telefonico della scuola oppure richiedere un appuntamento tramite la nostra mail.